Buongiorno a tutti, ben ritrovati sul nostro canale. Io sono Amelia e quello di oggi è il quinto spacchettamento di una Kawaii Box. Questa è la penultima, vi rendete conto? A me viene già da piangere. Oh. Comunque, arriviamoci. Ecco, cerchiamo anche di ucciderci, mi raccomando. Ok, questo è l'interno come al solito. Summer Festival, che cosa carina! Devo smettere di dirlo. Va bene, apriamo subito. Oh oh, ho già. Oh. C'è un Gudetama! Gudetama! Piccolo Gudetama. Se non avete mai visto i cartoni, andate a vederli perché sono troppo belli. Hanno anche una bellissima pagina Instagram dove mettono gli episodi. Gudetama. Ebbene, il primo plushie è andato. Poi caramelle, penso al gusto anguria, giusto così. Madonna che odore che fanno. Troppo di anguria. Ok, le tagliamo per dopo. Cosa sono? Ah, elastici per capelli a forma di donuts. Che cosa carina. Oh, ma questo? Questo è, non lo so. Questo vede qualcosa. Questo è un Mochi Squeeze Toy Charm. Come si apre? Sto rompendo qualcosa. Porca miseria. Ho rotto qualcosa. No, scherzavo. Oh madonna, la morbidezza di sta cosa la potete solo immaginare. È uno squishy a forma di mochi, ma ha tipo la consistenza di uno slime, tipo una roba così. C'è qualcosa di... oh mio Dio. Ok, va bene. Ok, va bene. Cos'è sta roba? Siring Highlighter Pen. Questa deve essere appunto un evidenziatore. Che carino viola comunque. A forma di siringa, top! Poi che cosa c'è? Paper tape, sempre di Sanrio. Sì, è scotch questo, come al solito. Con una forma coccolosa della Sanrio. Che tende, io li uso un sacco questi. Poi, oh, una flamingo pen. Che cosa caruccia. Flamingo multicolor pen. Oh, che cosa carina. Ha tantissimi colori. Magari non funziona neanche però. Funziona. Che mai è rotta. Non si chiude. Oh, ok, non lo so neanche usare, perfetto. Comunque è questa, la nuova flamingo pen. Dorothy, non so cosa sia questa cosa. Non so cosa sia questa cosa. DIY Whipped Cream Cupcake Kit. Che cosa caruccia! Ma anche l'altra volta mi ho messo dentro una cosa troppo carina. Comunque, le formine dei cupcakes. Che cosa carina, però devo controllare su internet le istruzioni bene perché sono tutte scritte in giappo. Poi nail stickers. Hanno delle bellissime forme, tra l'altro. Unicorni, arcobaleni. Dovrei utilizzarle. E infine i soliti stickers Food Factory. Anche questi di Gudetama. Come sono carini.
Gudetama. Non è troppo carino. Ok, bene, ed è conclusa qui. Va bene, questo era l'unboxing della Kawaii Box di questo mese. Vi lascio giù in descrizione il link del sito Kawaii Box se volete sottoscrivere anche voi l'abbonamento. Vi ricordo che potete seguire me e Ran sia su Facebook, su Instagram che su Telegram. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al nostro canale. Io vi saluto e ci rivediamo al prossimo video. Bye bye!